ambra grigia è tra gli ingredienti più improbabili dell'industria profumiera. La sostanza si forma negli intestini dei capodogli per proteggerli da resti indigesti come i becchi dei calamari, poi si indurisce e viene espulsa. Da secoli i profumieri apprezzano l'ambra grigia che si raccoglie sulle spiagge per la proprietà di amplificare le fragranze e fissarle alla pelle. Alternative non animali sono state proposte di recente. Una di queste è del biologo molecolare Jörg Bollmann, che ha scoperto come riprodurre un fissante per profumi composto di abete balsamico. Oggi parliamo insieme di ecosistemi a rischio, facciamo un lungo viaggio, andiamo fino in Indonesia, perché nell'ultimo periodo non ha fatto parlare solamente per l'allarme deforestazione, ma anche perché ci sono gli ecosistemi marini a rischio. E tra l'altro lì ci sono alcune zone non solo meravigliose, ma sono proprio dei tesori, degli scrigni di biodiversità. Parliamo di questo tema così importante con il nostro ospite in studio, Emilio Mancuso, dell'Istituto per gli Studi sul Mare. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera. Ecco, tra l'altro tu hai avuto la fortuna di stare lì una settimana e di poter ammirare queste meraviglie. Un progetto importante, Coralai. Sì, abbiamo organizzato un corso di biologia marina tropicale dedicato alla zona indonesiana proprio presso Coralai, che è un centro di ricerca che si occupa di fornire supporto logistico, esperienza e conoscenza del territorio e segue tanti progetti sul monitoraggio dei reef indonesiani e tra l'altro sull'allevamento anche dei coralli molli. In un posto molto particolare, il triangolo dei coralli, che è riconosciuto come uno scrigno di biodiversità. Siamo all'interno di quell'area che ad oggi viene conosciuta come area a più elevata biodiversità del nostro pianeta, di importantissima rilevanza ambientale. Che cosa si può trovare lì? Di tutto, è un posto estremamente arzigogolato, quindi a seconda delle varie zone ci si può imbattere in piccolissimi organismi estremamente affascinanti, come nelle grandi mante che passano per nutrirsi. È una zona estremamente ricca di plancton e quindi sia il piccolo che il grande riescono a trovarsi da queste parti. E si possono trovare anche i coralli. Il problema è che, insomma, mi sembra di capire che i coralli siano a rischio in questo momento. Sì, per tanti motivi, diciamo che nella zona l'impatto antropico legato al turismo in alcuni punti si sente un po' di più, in altri molto meno. Purtroppo una delle tecniche più sbagliate e tradizionali di pesca da quelle parti è la pesca con le bombe a mano. Quindi l'idea è uccidere il pesce che poi deve essere prelevato grazie all'onda d'urto dell'esplosione, con il fatto che però se ne pesca veramente poco e l'onda d'urto distrugge intere porzioni di reef. Ecco, fra poco ti chiederò un approfondimento su questa cosa anche per capire come mai viene praticata. Intanto guardiamo tutte le cause che stanno mettendo a rischio questo sistema e in particolare la barriera corallina che è lì presente, anche perché come sempre capire quelli che sono i problemi e le cause dei problemi ci dà anche delle indicazioni su quello che dovremmo cambiare nel nostro modo di fare. Allora, prima di tutto, come dicevi tu, sovrasfruttamento della pesca, e tra l'altro vengono utilizzate delle tecniche che abbiamo capito essere molto invasive, e infatti vediamo la pesca con esplosivi. Poi parliamo di inquinamento ambientale e di turismo non regolamentato. Una cosa sicuramente importante anche per noi, si stanno avvicinando le vacanze, è capire come bisognerebbe fare turismo, quindi la maniera giusta di comportarci quando andiamo in un ecosistema che magari non conosciamo. Esatto, il primo approccio è quello della conoscenza, del rispetto delle regole, se consideriamoci ospiti in questo ambiente particolare, e in quanto tali bisogna ricordare che non si tocca nulla, non si preleva nulla, bisogna semplicemente ammirarlo, goderne di quello che è il gran fascino e fare in modo che dopo il nostro passaggio non ci sia ricordo del nostro passaggio. E qui per esempio tante volte secondo me arriviamo in un posto, siamo anche un po' incuriositi da quello che troviamo, per esempio i coralli. Esatto. Ecco, noi andiamo lì e magari ci viene voglia di prendere un pezzo di corallo e di portarcelo a casa. Consideriamo che tutto quello che vediamo è in realtà una enorme comunità biologica, ogni singolo pezzettino di coralli molli, duri, madrepore varie, altro non è che una colonia di tantissimi organismi che crescono a tassi di crescita diversi, alcuni più elevati, altri meno, ma siamo nell'ordine dai pochi millimetri ai pochi centimetri l'anno. Quindi il singolo pezzetto che ognuno di noi si porta a casa, replicato per tutti i turisti che ogni anno gravano su una zona, può portare poi un impatto notevole. E poi arriva insomma la pesca con esplosivi, insomma quella pesca che ci dà garanzia di pesce quando arriviamo lì, e pesce che andiamo a mangiare ai ristoranti, in realtà viene fatto in una maniera che non è assolutamente ecosostenibile. No, diciamo è un
uno strano modo di consumare le proprie risorse, assolutamente non sostenibile. Per fortuna negli anni è andato via via diminuendo tantissimo, però ancora adesso ogni tanto le tracce di questo modo scriteriato di comportarsi utilizzano queste bombe per pescare il pesce, ma sì. Come mai viene utilizzato questo metodo? È una grande miopia, è l'idea del tutto e subito. L'onda d'urto generata dall'esplosivo, dicevo, uccide i pesci. Il fatto è che in realtà i pochi pesci che vengono a galla, che poi vengono recuperati, sono circa il 10% di quelli che in realtà muoiono, ma affondando non vengono più prelevati. E poi tra l'altro immagino che non è che moriranno solo i pesci che sono a cui sono interessati. Specie commestibili, specie non commestibili, specie di nessun interesse commerciale, e l'onda d'urto distrugge, radendo a zero, tutto quello che incontra. Quindi il reef ha un grande fenomeno di impatto. Ecco, per quanto riguarda invece l'inquinamento ambientale e l'inquinamento delle acque, cos'è che sta succedendo? Qual è il principale problema? Diciamo che lì il principalissimo problema è legato al fatto che negli ultimi anni si sta vivendo quello che noi abbiamo vissuto in realtà diversi anni fa, l'importazione e l'utilizzo massiccio della plastica. È cambiato lo strumento, si passava da uno strumento biodegradabile a qualcosa che non viene più degradato in natura, non è cambiata la filosofia. Tutto quello che io utilizzavo poi lo buttavo in acqua, tanto nel giro di poco tempo si sarebbe dissolto. Adesso la corrente continua a portare in giro per tutto l'arcipelago tonnellate e tonnellate di plastica. Ecco, dato che ci stiamo affacciando alla stagione estiva, che cos'è che vuoi dire a coloro che ci stanno ascoltando sul comportamento che occorre adottare quando andiamo al mare, insomma, quando ci spostiamo in generale, però soprattutto per preservare l'ecosistema marino, dato che di questo stiamo parlando? Sì, come dicevo prima, la base secondo me è la conoscenza, e il modo migliore per approcciarsi a un ambiente è cercare di capirlo, di conoscerlo, per apprezzare meglio quelle che sono le peculiarità. Forse ci vuole un po' di spirito di osservazione, di volontà e di curiosità. Assolutamente, la curiosità è poi la base della conoscenza. Nel momento in cui si scopre quanto di bello c'è da vedere, si è più incentivati a rispettarlo. Se poi, come in alcuni casi, si può contribuire anche economicamente con privilegiare alcune strutture che si occupano di tutela, di conservazione, di divulgazione della natura, ben venga, ci si è fatti una bella esperienza e si torna a casa anche con la consolazione di aver contribuito a fare in modo che chi si occupa di questo abbia le potenze per farlo. Perfetto Emilio, io ti ringrazio per essere stato con noi, come sempre ti auguro un buon proseguimento, un buon lavoro. A presto, grazie mille. Se avete dubbi, domande, curiosità riguardo al progetto Coral Eye, scriveteci una mail all'indirizzo meteo@class.it. Adesso guardiamo insieme Fatti in Foto, notizie in un istante. Per l'approfondimento a queste notizie venite a visitarci sul nostro sito internet classmeteo.com. Adesso è giunto il momento di tornare a parlare di meteorologia, in particolare del meteo weekend. Colleghiamoci con il nostro meteorologo Matteo Zanetti, perché ieri ci ha promesso un bel weekend di sole, soprattutto nella giornata di sabato, con un peggioramento a partire da domenica. Confermi? Esatto, sarà un weekend dai due volti, bello nella giornata di sabato praticamente su tutta la penisola, ma già dalla serata comincerà a peggiorare. Purtroppo domenica il peggioramento diverrà incisivo al nord, e la nostra cartina ci porta proprio alla giornata di domenica, con questa zona di bassa pressione posizionata in maniera piuttosto minacciosa sulla Francia, con correnti più fresche e umide in arrivo sulle regioni settentrionali, mentre il sud Italia sarà ancora protetto dall'alta pressione, e proprio in questa zona che vi sto indicando le temperature saranno elevate, oltre i 30 gradi. Come ci mostra anche questa cartina, grazie alla rimonta dell'alta pressione africana le temperature saranno veramente elevate, guardate, con punte oltre i 25 gradi sull'Europa centro-orientale. La bassa pressione sulla Francia porterà aria più fresca proprio su queste zone che si affacciano sull'Atlantico. Entriamo nel dettaglio della previsione, ancora la giornata di domani per mostrare un po' di instabilità ancora al nord Italia, specie sull'arco alpino, più sole in pianura, però qualche temporale non è escluso. Bel tempo invece sul resto della penisola, con cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso. Andiamo alla giornata di sabato, che vedrà già il peggioramento
avvistamento sulle Alpi occidentali, localmente centrali, con i primi temporali. Al nord il tempo sarà buono in mattinata, poi aumento delle nubi nel corso della giornata, ma ancora senza fenomeni. Giusto qualche pioggia potrebbe arrivare sulla Liguria di Ponente in serata. Altrove ancora tanto sole, bel tempo, giornata estiva con punte di temperature vicine ai 30 gradi, anche per quanto riguarda la pianura padana centro-orientale, specie l'Emilia. La giornata di domenica vedrà il peggioramento su tutto il nord Italia, con temporali in particolar modo sull'arco alpino, dapprima quello occidentale, poi anche sul resto dei settori. In pianura saranno interessate soprattutto le zone a nord del fiume Po, anche qui con piogge e temporali. Ancora protetta dall'alta pressione, guardate tutta quest'area qui, le regioni centro-meridionali, soprattutto la Puglia, la Basilicata, la Calabria, le due isole maggiori, tanto sole e temperature che potrebbero superare anche i 30-32 gradi a causa dei venti piuttosto secchi di caduta dall'Appennino, mentre avremo un calo termico al nord proprio a causa del maltempo in arrivo. I venti saranno in rinforzo proprio nella giornata di domenica, guardate, provenienti da sud-sud-est. I pesci rossi che ha trovato la nostra Caterina Leo della redazione. Adesso un contributo che riguarda il mondo animale, delle bellissime immagini che arrivano un po' da tutte le parti del mondo. Guardiamole insieme. Bellissime immagini che trovate anche sul nostro sito internet clasmeteo.com, sulle nostre pagine di Facebook. Venite a visitarci, ecco, clasmeteo.com. Questo è l'indirizzo per trovare tutti gli aggiornamenti su clima, ambiente ed energia. Indirizzo che dovete digitare tutte le volte che avete bisogno di previsioni del tempo. Poi se avete dubbi, domande, c'è il nostro indirizzo di posta elettronica. meteo@class.it, scriveteci perché noi vi aspettiamo anche con suggerimenti e opinioni. Poi se volete rivedere il materiale di Prometeo o magari vi siete persi qualche puntata, trovate tutto quanto sempre all'interno del sito, nel video center, tutto quanto da guardare comodamente davanti al vostro PC. A me non resta che darvi appuntamento a domani. Ci vediamo alle 17.05, 10 minuti in anticipo, per parlare con Prometeo di tutto ciò che riguarda il nostro pianeta. Nel frattempo vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con la programmazione di Class TV MSNBC. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani, buona serata.